Ciao a tutti, oggi CP Podcast è in trasferta presso il Dipartimento di Studi Internazionali Giuridici e Storico-Politici presso Università degli Studi di Milano, in via Conservatorio 7, e siamo qui per intervistare Nando Dalla Chiesa, professore ordinario di Sociologia della Criminalità Organizzata presso questo Dipartimento. Ora vi lasciamo all'ascolto. Quanto, dove e come il cittadino medio del Nord Italia si rapporta o percepisce la mafia? Quanto è tendenzialmente poco, ogni tanto si sorprende che ci sia, ogni tanto fa finta di avere capito, di avere compreso perfettamente qual è la situazione e da lì incomincia ogni tanto a parlare di mafia ma senza saperne quasi nulla. Dove è generalmente davanti alla televisione, ai giornali, al bar, non è che abbia particolari sedi di dibattito, di acquisizione delle conoscenze e non la conosce neanche tanto sul campo, perché mentre nei paesi del sud la mafia e l'andrangheta si conoscono sul campo, si vedono nel paese, nelle strade, nei caffè, ovunque, e li si riconosce, anzi bisogna sapere chi sono, al nord è diverso. E quindi anche avere delle conoscenze più affinate sarebbe necessario. Qui servono di più delle conoscenze affinate, perché si parte da zero e non si vede per strada il mafioso. Poi una volta che lo si conosce, lo si riconosce, si vede anche per strada, ma prima si è un po' incerti, titubanti e anche abbastanza presuntuosi nel sostenere che la vera mafia di oggi è un'altra cosa, che qui non è come Palermo, che te lo dico io come è fatta la mafia. Non conosce molto il cittadino del nord di questo argomento. Devo dire che negli ultimi tempi, anche grazie alle scuole e alle università, il numero di persone che hanno un'idea almeno di che cosa sia il fenomeno mafioso è molto aumentato. E questo si riflette anche nella mobilitazione antimafia che in Lombardia è particolarmente sviluppata. Come lo si impari? Lo si impara, ripeto, a forza di luoghi comuni. A forza di luoghi comuni, il dove lo abbiamo detto e il quanto è poco. Il desiderio e anzi l'urgenza del Nord sarebbe che se ne sapesse molto, che ci fossero più fonti di informazione, certo televisione ma anche giornali, teatro, scuola, università, associazioni professionali, e il come bene, ecco, non con affastellando i luoghi comuni come spesso si fa. Come la mafia è arrivata e si è radicata al nord? Quali sono le strategie che la mafia usa per radicarsi al nord? Al nord ci è arrivata in due modi. Un primo modo è stato quello di arrivarci sulla spinta del soggiorno obbligato, il cosiddetto confino, che era una misura introdotta in due forme diverse negli anni 50 e negli anni 60, la legge degli anni 60 comunque, per coercitivamente il mafioso dal suo territorio, dove era padrone, dove aveva prestigio, potere, portarlo in luoghi lontani in cui non ne avesse e in cui non potesse acquistarne perché la mentalità locale era troppo diversa per riconoscergli sia il potere sia il prestigio, anzi lo avrebbe isolato. Non è andata così come sappiamo, l'isolamento non c'è stato, è riuscito a entrare in rapporti positivi e senza neanche troppo tempo di mezzo con ambienti circostanti, non con tutti gli ambienti, però con ambienti sì, e sulla base di questo le radici hanno incominciato ad allungarsi. Poi c'è arrivata, direi, anche nascondendosi dentro i flussi migratori, perché i flussi migratori sono stati importanti, centinaia di migliaia di persone che vengono repentinamente dalla Calabria, dalla Sicilia, o della Campania, ma soprattutto dalla Sicilia e dalla Calabria, che diventano un'ottima copertura
per chi abbia delle intenzioni criminali, non perché condividono quelle intenzioni, ma perché condividono una provenienza, una cultura, una rete di fedeltà, di lealtà, che portano poi il mafioso a stare in una situazione ideale, cioè a essere abbastanza protetto, non visibile, perché la comunità parla in quel modo, ma la comunità non è mica mafiosa o un 'ndranghettista, e lui può permettersi così di non visto, non colto nella sua identità, di frequentare le persone che ha bisogno di frequentare, di fare le cose che ha bisogno di fare. Un'altra strada è stata quella che si è affermata progressivamente, perché queste due hanno funzionato soprattutto negli anni 60-70, e poi il mafioso è venuto qui per fare gli affari personalmente, autonomamente, non l'ha mandato nessuno, ha cercato dei luoghi dove investire i soldi che arrivavano sull'onda del primo monopolio del traffico dell'eroina sul Mediterraneo, e è venuto qui per investire. Ecco, quindi sono proprio due strade diverse che si sono quasi idealmente succedute nel tempo. Una è quella della costrizione, l'altra è quella della libera scelta, e hanno pesato tutte e due, poi si sono sommate ovviamente. Quanto la mafia pesa sul tessuto economico lombardo, quanto su quello sociale e anche quanto su quello politico? Ma su quello politico ha incominciato a pesare, secondo me, verso la fine degli anni Ottanta, cioè ha incominciato a essere capace di condizionare amministrazioni locali, ha incominciato a entrare in rapporti anche con uomini politici di un certo peso, a volte anche con uomini politici di vertice, poi con rapporti precari, altalenanti, intermittenti, però nelle forme, però resistenti, perché quando uno incomincia ad avere un rapporto con un mafioso non è che lo elimina quel rapporto, rimane, il mafioso pretende che rimanga. E la politica si è servita delle organizzazioni mafiose per raccogliere voti, perché queste sono organizzazioni che danno dei voti certi, proprio per le lealtà e fedeltà di cui parlavo prima. Non devi pensarla come me, però se io da compaesano ti chiedo di votare per questo tipo, di portare i 5 voti della tua famiglia, tu me li porti, che interesse hai a votare per un altro? Almeno fai un piacere a una persona che parla la tua lingua, che ha fatto le tue fatiche. E questo è convincente per il politico, perché senza il candidato, senza darsi troppo da fare, si trova centinaia di voti già fatti che vengono promessi e poi effettivamente accordati, mantenendo la parola che viene data. E poi con l'economia c'è un rapporto che si è creato nel tempo per l'incontro, io dico fatale, tra l'impresa legale e l'impresa illegale, perché l'impresa illegale garantisce, o il mafioso stesso garantisce dei servizi all'impresa legale, ma sono servizi illegali. E poi dal punto di vista sociale, con l'accettazione e contemporaneamente la rimozione del fenomeno mafioso da parte delle comunità locali, che sanno che c'è e fanno finta che non ci sia. Se dovessero prendere sul serio quello che vedono, dovrebbero comportarsi di conseguenza, e questo è abbastanza costoso, soprattutto per chi non è abituato a lottare contro la mafia e quindi non vuole fastidi. Direi che noi ormai, come Università di Milano, da più di 10 anni parliamo di un processo di colonizzazione, che è un termine che ormai è stato ripreso anche dalla Procura Nazionale Antimafia. Colonizzazione significa che si trapiantano nel posto in cui si arriva i propri usi e costumi, i propri modi di intendere il mercato, i propri modi di intendere il rapporto con le istituzioni, perfino i propri santi, come si vede nelle cerimonie religiose in cui il santo del paese di provenienza viene portato tra gente commossa che pensa di essere al paese. Ci sono dei servizi televisivi molto belli su questo.
D'altra parte i romani cosa fanno quando colonizzano i territori che vengono ricondotti sotto l'autorità dell'impero? Portano i loro costumi, le loro leggi, portano le loro divinità, così la colonizzazione. Cosa possiamo fare noi ragazzi, giovani, nel concreto, per contrastare le mafie, in particolare al nord, nei nostri territori? Beh, avete molte più armi di quanto possiate immaginare. Innanzitutto informarsi, perché se uno non sa di che cosa sta parlando, non può combatterlo. Quindi acquisire delle informazioni sull'avversario da contrastare e da combattere, dare anche sostegno a coloro che sono più impegnati, che si sentono di lavorare per una comunità e non di essere dei liberi professionisti della legge, quindi con soprattutto con magistrati o carabinieri, polizia, che siano più direttamente impegnati, che lo sentano questo sostegno. Palermo è stato decisivo nei momenti più drammatici. Poi che costruendo dei pieni sociali, perché le organizzazioni mafiose proliferano dove c'è il vuoto sociale, dove non c'è società, dove non c'è solidarietà, allora arrivano e conquistano spazio. Se le strade o le piazze sono vuote, arrivano e le trasformano in mercati di eroina o di cocaina a cielo aperto. Se le associazioni sono vuote, trovano individui da minacciare, che si possono minacciare in quanto individui, perché sono soli. Quindi anche questo è importante. E poi, non so, probabilmente non conoscete la storia di Lea Garofalo e della sua figlia Denise, ma quella è stata una storia in cui c'è una forma di impegno giovanile che fino a un mese prima io non sarei riuscito a immaginare. Cioè vedere ragazze soprattutto, che vanno in un tribunale a dare solidarietà a una ragazza che chiede giustizia contro suo padre. Poi quelli che dovevano essere assolti sono stati condannati all'ergastolo, non perché ci fossero le ragazze in aula, perché le ragazze in aula hanno dato alla testimone il coraggio di parlare e di resistere anche a una controffensiva culturale da parte della famiglia, da parte del clan. Ecco, ma avessero detto: ma come si fa? Ecco, questo è un modo. Però quando c'è partecipazione, quando c'è volontà di esserci, il modo nasce naturalmente, perché sono le circostanze che lo suggeriscono. Oppure mi viene in mente anche il venditore di panini di architettura del Politecnico, quello che, a cui venne bruciato un autonegozio perché si rifiutava di pagare il pizzo, e che invece di essere solo, come sarebbe capitato in altri contesti, trovava le file di ragazzi che andavano a comprare il panino da lui per fargli sentire che stavano con lui, e questo ha generato una capacità di resistenza superiore. Lei ha parlato adesso di liberi professionisti della legge. Sì. Cosa che intende con questa espressione? È un'espressione che usò con me un magistrato di Agrigento quando lo andai a intervistare mentre scrivevo Il giudice ragazzino, libro intitolato, dedicato a Rosario Livatino. Lo scrissi nel 91, uscì nel 92. E facemmo una conversazione, fra l'altro in campagna aperta per evitare intercettazioni ai suoi danni, e mi disse, io gli chiesi, proprio pensando a Livatino, così per partecipazione morale a quello che facevano, ma perché ogni tanto non vi sembra di fare un passo più lungo della gamba? E lui mi rispose, ma io non faccio il passo più lungo della gamba, io sto fermo dove devo stare, sono gli altri che fanno un passo indietro, e a un certo punto mi trovo avanti, e invece di essere considerato un magistrato, cioè uno che rappresenta tutti, vengo considerato un libero professionista del diritto. E questa mi ha colpito molto, questa frase, per questo l'ho usata. Come la politica dovrebbe porsi nel rapporto con le mafie, secondo lei? La politica ha la possibilità di tirar su un argine nei confronti delle mafie.
Non lo fa perché le mafie portano voti e portano soldi, diversamente dal terrorismo, che non portava né gli uni né gli altri. E questo non è difficile tirare su un argine. Bisogna però sapere quali sono i pericoli che una comunità corre quando la mafia è al suo interno. Bisogna sapere lavorare insieme, perché non si può lasciare una persona sola a contrastarli. Si organizzano però le strutture di gruppo, le reti sociali, soggetti collettivi che siano in grado di contrastarli. Tutto sommato, se facciamo l'esempio dei ragazzi di Addio Pizzo, si trovarono una notte dei laureati per dire: adesso che cosa facciamo? E avevano un progetto comune, quello di fare un pub. Si chiesero a lungo se avrebbero avuto il coraggio di respingere le richieste di pizzo provenienti sicuramente dalla mafia appena avessero aperto un pub, e poi si ribellarono a questa idea e dissero: ma cosa stiamo pensando? Ma noi dobbiamo metterci insieme, e insieme diremo di no. Hanno inondato di volantini e di manifesti Palermo in una notte, e da lì è nato un movimento che sappiamo dalle intercettazioni telefoniche ha prodotto una certa renitenza della mafia ad andare da loro a chiedere il pizzo. Uno può pensare: la mafia li colpisce di più perché loro si ribellano. No, li colpisce di meno perché ne ha paura, perché ha paura della loro capacità di denuncia, ed è una capacità di denuncia che esiste perché stanno insieme. Ecco, tutto questo disegna un po' il tipo di società che occorrerebbe costruire per difendersi, non solo per difendersi, per togliere spazio alla mafia. Quindi secondo lei il modo migliore per contrastarla è comunque un'idea di cittadinanza che si unisce nella lotta, e può essere un metodo possibile per sconfiggere la mafia? È necessario, non è sufficiente, è necessario. Se non c'è, non si riesce. Cioè, pensate, avete davanti un'organizzazione e poi dite: ma io sono solo. Loro danno un ordine a un altro, poi arriva un altro ancora, mi può fare del male, io sono solo. Ma se invece si è in tanti, è più difficile che accadano queste cose. E quindi è un elemento necessario la reazione collettiva, l'essere insieme, il non sentire, non lasciare abbandonare nessuno. Nessuno deve sentirsi solo, e secondo me oggi uno dei successi che abbiamo ottenuto con molto lavoro è che siamo in grado di dire che nessuno può dire sono solo, perché troverà consiglieri comunali, troverà giornalisti, troverà insegnanti, troverà docenti universitari, associazioni, Libera, che lavoreranno per non lasciarlo solo. E questo è importante, molto importante. Prima lei ha parlato di Lia Garofalo, a cui abbiamo dedicato un'intera puntata del nostro podcast, perché ci è sembrata un buon esempio, un ottimo esempio anzi, di come sia possibile in qualche modo andare contro la mafia. Per cui le chiediamo: quali sono altri esempi, altri grandi punti di riferimento nella lotta alle mafie, specialmente per quanto riguarda il nord Italia? Ma sono tanti perché ovunque vada io trovo persone che sono impegnate, magari non sono la maggioranza di quel paese, però in ogni paese c'è quel gruppo di persone impegnate, prima non c'era. E progressivamente sempre di più ci sono anche amministratori locali che una volta non si impegnavano, non conoscevano. Adesso c'è questa struttura che si chiama Avviso Pubblico, che mette insieme gli amministratori pubblici che credono nella legalità, nella lotta alla mafia, che dà i suoi frutti. Certo, se uno mi dicesse: ma la maggioranza sta lottando contro la mafia, direi no, ma nella storia non è la lotta, le maggioranze servono per governare, ma non per fare le lotte civili. I diritti civili li hanno sempre conquistati delle minoranze molto combattive che alla fine hanno trasformato il modo di pensare degli altri. Quindi credo che sia importante acquisire questo. Se vedete in una scuola, quando c'è molta antimafia ci sono 3 professori e 15 ragazzi,
che però danno il tono alla scuola. E pensate che è una cosa che dico sempre, uno immagina il 68 come è nato, ma c'è una ricerca che viene fatta a Berkeley nel 64, da cui partì tutto, secondo la quale tra gli studenti universitari di Berkeley in quel momento di rivolta il numero degli attivisti per i diritti civili era il 2%, eppure quel 2% da Berkeley ha contagiato il mondo delle università in tutto il mondo. Non trascurate questa capacità che hanno le idee quando sono buone, di propagarsi. Quali sono un libro, un film e un giornalista di cui leggono qualche articolo che lei consiglia di frequentare? Di film è uno solo, difficile. Direi, per conoscere la mafia, Il Padrino, che è perfetta. Uno pensa che sia folklore, ma l'ho rivisto 10-11 volte per lavoro, è scientificamente perfetta. Direi che i due assolutamente da vedere sono I 100 passi e La mafia uccide soltanto d'estate. Sono due registri molto diversi, però danno delle grandi verità tutti e due, uno in chiave più drammatica, l'altro anche in chiave ironica, ma sono due film importanti. Giornalista, non mi viene in mente Claudio Fava come giornalista, quello che ha più senso della storia, più è anche mescolato l'esperienza del giornalismo con l'esperienza politica, quindi ha una visione, diciamo, polivalente. E l'altra domanda era il libro. Ma io prenderei un libro dell'Ottocento, un libro del 1877, che è quello di Franchetti sulle condizioni amministrative della Sicilia, perché è il frutto di un'inchiesta fatta in autonomia da un giovane toscano, aveva 29 anni allora, che poi sarebbe diventato parlamentare. È un'inchiesta scritta molto bene e ci dimostra la natura della mafia già negli anni 70 dell'Ottocento. Se uno lo prende, dice, ma veramente possiamo dire che è cambiato tutto? Ma veramente la mafia di una volta era diversa? No. È scritto bene, ha dei colpi di genialità, dice delle cose che noi non diremmo, per esempio la funzione degli avvocati. È scritto da un toscano che va per un anno in Sicilia a sue spese. Quali sono le maggiori differenze tra mafie al sud e mafie al nord? Le mafie del nord vengono meno viste perché sono meno conosciute, appunto, cioè proprio conoscere e riconoscere. Per esempio, noi abbiamo scoperto che durante una nostra ricerca che i mafiosi si riuniscono in luoghi pubblici, non come pensiamo nei piani alti dei grattacieli della City, ma nei bar e nei ristoranti. Lì vengono intercettati, lì vengono filmati, è davanti a tutti. Però questo avviene di meno nel sud. Nel sud si nascondono di più, che lo fanno apertamente. E poi col nord hanno sempre questa idea che loro facilmente possono ottenere, perché il nord resiste di meno. Può sembrare strano, ma chi si è allenato a combattere la mafia ha meno paura della mafia di quanto ne abbiano quelli che non ci sono mai misurati. Qualcuno dice una cosa, si mandano i proiettili in busta a quelli che avranno paura per il proiettile, non a quelli che non hanno paura. E siccome dove non si è abituati si ha subito paura, basta poco per minacciare una persona. Quanto la scuola dovrebbe trattare questa tematica? Attualmente, secondo lei, lo si fa in modo adeguato, appunto nel contesto scolastico? O bisogna implementare o cambiare qualcosa? Dunque, lo si fa molto. Noi abbiamo fatto una ricerca che è stata finanziata dal Ministero dell'Istruzione sulla storia dell'educazione alla legalità nella scuola italiana
dal 1980 a oggi. E il risultato è veramente impressionante, perché è un materiale infinito dove si vedono tanti eroi sconosciuti, insegnanti che hanno lavorato gratis su questi temi per 30-40 anni. La ragazza che trovo supplente a Catania negli anni 80, che si occupa di queste cose, che ritrovo con i capelli bianchi adesso e si occupa ancora di queste cose, non gli hanno mai dato un euro in più. E sono esperienze belle in cui ci sono anche dei cicli degli oratori, perché se uno pensa a chi c'era all'epoca, chi c'è adesso, Monsignor Riboldi, poi Don Ciotti, oppure prima sono i parenti di certi magistrati uccisi negli anni 70, Costa o Terranova, all'inizio degli anni 80, Chinnici, poi diventano gli altri magistrati, la sorella di Borsellino, la sorella di Falcone e poi altri ancora. Cioè c'è questa storia, che è una storia del paese, che passa attraverso il movimento antimafia nelle scuole. È affascinantissimo e si vede perfino l'importanza delle singole persone, perché ci sono dei periodi in cui hai un picco di impegno in Lombardia e poi un picco di impegno in Puglia. Che cosa è successo? Che si è trasferito un insegnante da Milano a Brindisi, oppure che ce n'è uno che è passato dalle Marche all'Abruzzo. E basta, quello che dicevo, basta una persona a cambiare, se è convinta e ha delle buone idee, a cambiare un contesto, lo si nota questo. La scuola ha fatto molto, però c'è un limite che io trovo nella scuola, due limiti. Uno è quello di affidare molto ad agenzie esterne, cioè si invitano gli esperti, i quali spesso non sono esperti. E converrebbe che gli insegnanti studiassero questa materia anche in gruppo con i loro studenti, perché da una ricerca di Libera risulta che i risultati migliori si ottengono quando è l'insegnante che forma gli studenti. Poi può venire qualcuno da fuori, ma non può essere affidato all'esterno. L'insegnante ci mette del suo, è anche creduto di più dagli studenti. E l'altro è che bisogna creare quelle che io chiamo le infrastrutture culturali. Quali sono? Sono anche la fatica e l'ascolto. Cioè, posso portare anche San Marco o San Luca a parlare in una scuola, ma se i ragazzi non sono abituati ad ascoltare, non sono abituati a sentire, pensano che quelle siano delle occasioni di gioco e di divertimento, non lo ascolteranno. L'abitudine alla fatica, l'abitudine all'ascolto è importantissima, quindi bisogna educare l'ascolto, bisogna educare la fatica. E questo non sempre viene fatto nelle scuole. Per esempio, quando i ragazzi vengono intruppati tutti, portati in una grande aula e poi i docenti se ne stanno per i fatti loro, non si voltano una volta per vedere gli occhi che hanno i loro ragazzi, come guardano quello che sta accadendo, si ascoltano. E alla fine magari può succedere che, mentre, come capitò una volta a mia moglie che intervenne con i professori, di sentire i ragazzi che sghignazzano mentre viene letto il testamento morale di Ambrosoli nella sua lettera alla moglie. Quando succedono queste cose c'è il fallimento di tutto. Cosa educhiamo la legalità a fare? Cambiamo un po' argomento. Qual è la sua esperienza con Libera? La mia esperienza è bella. Io sono contento. È un'esperienza bella perché quando io ho dovuto misurarmi direttamente con la mafia per le mie vicende personali, familiari, non c'era un'organizzazione nazionale. Anche questo, torniamo lì, al mettersi insieme. Non esisteva un'organizzazione antimafia nazionale, quindi ognuno faceva per i fatti suoi. Noi avevamo incominciato a parlare della rete, dei numeri di telefono, per cui ci si metteva d'accordo per fare certe cose. Si comunicava, non c'era neanche il computer, fra l'altro era difficile anche comunicare. Quando c'è un'associazione nazionale tutto cambia, perché cambia di fronte alle leggi, cambia di fronte alle ingiustizie, di fronte al bisogno di proteggere un imprenditore, di proteggere un commerciante, di intervenire in una scuola. E già questo è molto importante, e chi non ha vissuto il prima tende a sottovalutarlo. Poi
Libera è una, ha alcuni grandi meriti, uno di questi è la memoria, ed è perché è una società senza memoria. Io prima ho parlato dell'ascolto, della fatica, ma mettiamoci anche la memoria come grande infrastruttura culturale. Se non c'è la memoria, il paese va allo sbando. Cioè, prendiamo Primo Levi, eccetera, eccetera. Ma deve sapere ricordare che cosa è successo, deve sapere coltivare la memoria delle persone. E la cosa bella di Libera, che è, secondo me, l'ho anche scritto e lo dimostrerò in qualsiasi convegno, è il luogo d'Italia in cui si coltiva di più la memoria, il racconto. Noi non raccontiamo più. E Libera è il luogo in cui si racconta, nei luoghi dei beni confiscati, nelle cene, nel passaparola. E questa la ritengo una funzione civilizzatrice importantissima, nonostante sappia, sono tra i primi a sapere che a volte la militanza antimafiosa si regge su basi molto gracili dal punto di vista culturale, anche perché non è che si può chiedere a un ragazzo di 16-17 anni di sapere tanto e di sapere andare in profondità col pensiero, però ci va con, i valori sono immediati e si raccontano delle cose che possono colpire positivamente. Questo credo che sia, poi si possono vedere anche i difetti, i limiti, ma mi sembra che queste siano le cose che vale la pena di segnalare, ecco, così come l'attività dei beni confiscati.